Cominciamo con questa demo di Final Fantasy XVI. E ripeto, i progressi che facciamo all'interno di questa demo vengono salvati per il gioco finale. Quindi interessante giocarci anche e soprattutto per questo. Allora, prestazione di gioco, grafica o frame rate? Frame rate. Lingua testi italiano, lingua voci italiano. Vibrazione, vabbè, sottotitoli direi di sì. Modalità storia, modalità azione. Inizia la partita con l'equipaggiamento standard, consigliate per i giocatori che hanno esperienza con i giochi d'azione. No, ok, facciamo modalità azione. Cioè, dai, non mi sento così tanto messo male. Ne ho giocati un po' di giochi d'azione, eh. È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. Che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. Mamma mia! Cioè, cominciano già dall'azione, non facendoci vedere personaggi. Figata! Evitata al volo! Effetti particellari a go-go, eh! Transizione. Lo voglio rispecificare. Io ho scelto modalità frame rate, eh? Quindi se ci sono alcune cose che mancano a livello di grafica è per questo motivo, eh? Con la di Nissan 873. Yoshitaka a mano per il design del logo. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. È soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo. Ok. Sembra mancare un pochino la barba dei personaggi. Poi Mettiamoci al potrei lavoro. sbagliarmi, eh. Magia per spegnere il fuoco. Ui.
Lui è carino, eh. Iniziamo con gli stereotipi. Vabbè, dai. Wow. Che figata. Concentrati, Wyvern. Naoki Yoshida, producer. La missione dipende soprattutto da te. Sì, sergente. Chocobo! Sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Ah, specifichiamo, questo è il primo Final Fantasy di tutto il franchise a essere doppiato in italiano. Forte Zernitra. I cancelli, presto, muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa? Calma ora. Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Cristallo? Cioè, fanno di tutto con queste magie, eh? Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere... Uomo robusto! Allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Leggermente cattivo questo tizio. Un armadio che parla. Kupka! I Sangueferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Ok. Lei è molto bella, eh? Brutto sbruffone. Benedicta. Comincia bene questo Final Fantasy XVI. Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre. O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Io volevo giocare un altro gioco. Vabbè. Benedicta. Bisogna censurare, non lo so, guarda. Però mi piace che la trama si sposta da una cosa all'altra. Cioè, non è semplicemente il punto di vista di un personaggio. Sono più PG. Pronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Ma questa è la sua velocità di corsa normale? Un pochino lenta. E? Svelti e letali? Come sempre. Ah. Guidaci tu. Non lo tengono molto in considerazione. Povero personaggio principale. Fermi.
Qualcosa non va. Porca miseria! Quindi i Dalmec si sono stancati di farsi massacrare. E guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza! Guarda che come introduzione era 10 su 10, eh? Miseria. Morire qui, Wyvern! Muoviti! Mamma mia! La transizione tra cinematica e gameplay è meravigliosa. L'ha colpito e è finita la musica. Wow. Wyvern! Wyvern! Te l'ho già detto. Non puoi permetterti di morire. Il controller ha una vibrazione tematica, eh? Giusto per specificare anche questo. Il tizio là è morto, mi sa. Fratello. Clive! Alzati, Clive! Torniamo indietro nel tempo. Tredici anni prima, anno del regno 860. Rosalith, Granducato di Rosaria. Se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcilaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero. Fa
scomparsa. Lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! Pure il cagnolino c'è. Fatevi sotto. Dimostrate quanto valete. Senti che bella musica! La buona volontà indica la volontà dei nemici di combattere. Spezza il loro volare con degli attacchi per poi colpire quando sono vulnerabili. Ok. Continua, lo batterai sicuramente. Puoi farcela. Mantieni la calma. Sto qui. State facendo sul serio? Continua così, Clay. Ah, fiamme ascendente. Devo seguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Ci hai provato. Forza, Clive! Non fermarti! Ci sei quasi, Clive! Crediamo in te! Siete davvero un allievo eccellente, Lord Ross. Che accompagnamento musicale! Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ma vedi, quando si utilizza troppo la magia, ci sono delle conseguenze. È tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Vostra grazia, vi prego. Questo non è un luogo adatto a voi. E chi è Luna di Final Fantasy XV? Gli stessi, ah, no. Per vedere mio figlio. Cioè, aveva i capelli molto simili. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, vostra grazia. Viviamo per servire. Joshua. Non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Perché questo sguardo? Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Il ciocco da guerra. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Il cagnolino. Buono, Torgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia. Vostra grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. Guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. Ok. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati! Auguri.
Ma lei è una serva? Non è che l'ho capito ancora. Cioè, dovrebbe essere una serva. Avete richiesto la mia presenza, Vostra Grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Vabbè. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. Piaga. È solo questione di tempo, prima che varchi i confini. Per le fiamme. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, beh, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Cos'è il soffio di drago? Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Ok. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza. E di far tacere tua madre. Ok. Farò il mio dovere, padre. Sì, vorrei fare un pochino più di sessione di gameplay vero e proprio, eh. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. Sì, padre. Tra l'altro, giusto per chi ha giocato Final Fantasy XV, è bello vedere che ci sono più scene con genitori e cose di questo tipo. Perché là si vede una scena, il povero padre di Noctis, quindi non era tutto sto granché. Per quanto starai via stavolta? Sì. Non molto. 4 giorni. Forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì, porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro. Quindi, per sempre. Quello più piccolo è l'erede. Non okay. Preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin.
Non c'è posto per i fallimenti in questa casa. Quindi la Fenice lo ha rifiutato. È uno come tanti. Ok. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosaria. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Altre scene un po'... Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Lei ha una faccia da cattiva proprio alla grande, eh? Io mi aspetto che lei diventerà Striper mega cattiva. Wow, che scena. Se vedete quella icona è perché faccio screenshot mentre giochiamo. Il tuo valore. Era un desiderio. Non sono più un bambino. Lei è boss finale. Giusto. Inquadrature di un certo spessore, eh. Domani andrai con loro, non è vero? Ho giocato Kingdom Hearts anni fa, quindi non ricordo. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Metia, una divinità? Cos'è quel cosino rosso vicino alla luna? Ci sarà un'altra guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? Bella questa musica. No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo. Vedi che c'è del tenero tra loro due. Buonanotte, Clive. Chissà se si rivede anche nella parte di trama più avanti, eh? Non lo so. Continua a non capire cosa sia quel puntino rosso vicino alla luna. Nemici? Eccole qua. Guarda che dettagli che hanno questi nemici. Seguitemi.
Goblin. I rapporti non mentivano. Sì, proseguiamo. L'interfaccia di gioco è molto carina. Luridi schifosi. Siamo in trappola, mio signore. Sto pensando. Quello è il capo. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli un po'? Che domanda scontata. Cacchia. Addio! Hai perso! Ce n'era un altro. Ha chiamato un amico! In piedi, Sir Wade! Preparatevi! Aggressione della vendita non solo per infliggere danni conseguenti a questi nemici, ma anche per spezzare la loro morale. Ok. Cazzo! Alla faccia del pendente! Se ne carica un altro, state pronti a schivare! Non ve lo faccio ripetere. Salve. Addio. Vita, forza, vacillamento, difesa, vol. Non so cosa sia vol. Va bene. Torna qui e combatti, codardo! Inseguiamolo, prima che chiami anche gli altri! Ok. Allora, fammi mettere questa... diario... Sì? Ah, ok, R2, sorry. Come si fa ad equipaggiare qua? Sì, quindi adesso posso mettere questo, vedi?
Qua invece... Ah, questo c'è, questi sono gli oggetti che ti rendono più semplice il gameplay, ok. Sì, sì, è doppiato in italiano. Il primo capitolo di Final Fantasy ufficiale, nessun spin-off che sia doppiato in italiano, eh. Questa è una novità. Sblocchiamo un'abilità. Esplosione magica. Ok. Abbiamo 152 punti. Possiamo sbloccare un bel po' di roba. Ah, queste sono apprese, padroneggiate, dimenticate le abilità. Addirittura. Ok. Un calcio a mezz'aria. Ah, ne possiamo sbloccare un po'. Ok. Questa è figa. Questa è molto figa. 10, 40. Possiamo sbloccare solo questo. E ce ne sono altre poi. Wow. Tra l'altro c'è la modalità foto. Aspetta. Sì, la telecamera è... non è a... del tutto libera, ma meglio di niente. Alberi scoppiazzati da Forspoken. No, dai, cioè, per favore, non mi dire queste cose. Che Forspoken, cioè, veramente è l'ultimo del carro proprio. Profondità di campo. No. Ok. Ma possiamo fargli fare pose un pochino strane? Boh, vabbè, era giusto per provarla. Non sono più avvezzo di queste cose. Facciamola finita. Attenzione. Ma cosa? Oh, per la miseria. Molboro! Questo è uno dei nemici più classiconi di Final Fantasy. Il soffio di qualcosa è peggio del suo morso. Aia! Che puzza! Ho detto di stare alla larga dalla sua bocca! Qualcosa di più, eh? Voglio provare un altro attacco. Cazzo! Non lo farai! Wow! Prima che si riprenda!
so. Buono. Stesso attacco di prima. Non posso morire qui. Un ultimo sforzo, mio signore. Il pezzo, eh? Ora, cioè, il mio equipaggiamento faceva abbastanza schifo, eh. Sono tutti pazzi di Clive. Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Sì, esatto, esatto. Padre, ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. Mm. I cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Eikon. Gli Eikon sono le divinità, eh? La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo. Pura la canzone. Segui le fiamme, poi sorgi dall'ombra. Il nostro canto risuona nel vento. Cioè, non solo l'hanno doppiata in italiano, ci hanno messo pure la canzone. Se non sapessi brandire una spada, sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. Vedi? Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. No, non è vero. Non credono in me. Credono nei poteri del dominante.
mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Wow! Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma tu ce l'hai. Ognuno ha il suo compito. Hanno un orecchino. Il nostro è stato deciso. E forse fa parte dei nostri antenati identificativo della famiglia. Arciduca di Rosaria. Cioè, sai che non ci avevo fatto caso fino ad ora? Sì, che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro sovrano a ogni costo. Per quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi... non so se vi ricordate. Ricordo, che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, Altezza. Molto bene. Sono pronto. Con me, Vostra Altezza. Ah, ce la fanno controllare addirittura? Un giovane in fuga. Ci sono già dentro il castello. Temo di sì, Altezza. Dobbiamo sbrigarci. Non credevo che cambiava anche la prospettiva. Wow! Omi Alostelan, tu Isagelif. Che i venti ti guidino a Rosalith. Messaggero? Direi di sì. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stalle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No! Non me ne vado senza di te! Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Farò il mio dovere. Sono fatti proprio bene anche i personaggi, Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua. Adoro l'accompagnamento musicale. Mi piace un casino perché ci sono queste tracce più tranquille e quelle al top quando stai in combattimento. Quindi devi informarmi sul compositore della musica, che credo di aver già sentito, Cosa sta accadendo? Vai, va tanto! Mi concedete questo ballo? Un dragone imperiale! E tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice! E non ti salverà! Cazzo! Maledizione!
Sono debito. Cazzo! Ora Clyde! Fregato! Mamma mia, è difficile, eh? Allora, dopo un combattimento del genere, che cosa gli puoi dire? Cioè, che la coreografia, la musica, le animazioni, 10 su 10, porca di una miseria. Wow! Andremo a Rosalith per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. Aia. Isella, Joshua. Padre! Mi spiace, vostra grazia. Purtroppo non sarà possibile. Oh, cavolo. Voi, serpi senza onore! State dietro, vi avverto! Corri, Joshua, corri! No! Cazzarola! Traditori! Devi fare il tuo dovere. Tieni al sicuro nostro padre. Io dovevo... Conto su di te, Joshua. Il figlio della signora, in effetti.
La Fenice! Joshua! Lord Murdoch! Fortezza! Joshua! Smettila! È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo salvarlo! No, mio signore! State indietro! Clive! No, il ciocopo, dai! Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Che accade? Forza! Sei il suo scudo. Fai il tuo dovere. Salvalo. Mio signore! Cosa? È quello che diavolo? Sembra la torcia umana, sembra. Ifrit! Un altro Aegon del fuoco! Ma è impossibile! Ecco da dove era nato il combattimento e si capisce ora il logo. Ok. Ah, noi siamo la Fenice ora. Scusami, ti ho sconfitto. Wow.
lo uccidi male. Cioè, Dio mio, calmiamoci. Esplosioni nucleari. Assassino. Ti ammazzo. Cazzo, lo giuro. Giuro che ti ammazzo. Ma quindi questo Eikon aggiuntivo non era sotto il controllo di Clyde? Il mostro ha combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. E infatti, alla faccia della demma. Oh, condoglianze, vostra grazia. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto? L'avevo detto che era cattiva, l'avevo detto. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra grazia, guardate! Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Va bene. Ok, lei se l'è proprio giocata benissimo. Tiratelo su. Non è cattiva, di più. Dio mio. Forza, ragazzo. Diventerai un soldato. Joshua. Bravi. Mamma mia. Mamma mia! No, no, che grazie per aver giocato, grazie a voi. Guarda che questa demo è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa. Ora, ripeto, io avevo i miei dubbi sul gioco perché, ripeto, ormai non sono più
così tanto convinto di comprare giochi al lancio per una miriade di motivi, e soprattutto voi anche per il prezzo, perché pagare un gioco 80 euro al lancio mi pare un pochino esagerato, ma solo da questa demo, e ripeto, solo da questa demo, cioè, che cosa gli vuoi dire? Regia fenomenale, doppiata in italiano, ottimo doppiaggio tra l'altro, musiche da paura, combat system veramente variegato, abbiamo visto solamente l'inizio, cioè figurati quando arriveremo poi più avanti nel gioco, endgame e tutto il resto, cioè trama mi piace un casino, e questa era solamente l'introduzione, quindi non lo so, ci penserò un attimino, perché probabilmente potrei prenderlo. Mi sa che potrei prendere, a parte che a me Final Fantasy piace da una vita, quindi non è che dici punti su un qualcosa che è diverso dal solito, però wow, veramente Square Enix questa volta si sono assolutamente superati sotto questo punto di vista.